vuoto. Poca gente, eh? Si vede che i nostri nomi non servono a chiamare. Neppure quello di Niccolò Paganini, ex primo violino e virtuoso alla corte di Lupi. Piantala! Beh, che fai? Non cominci? Ancora no. Meglio se aspettano un momento. Vuoi farti notare? Certo. Ma cosa è? Ma ti guarda, se quello è il genio della lampada, mi sono Ilona Stalin, ecco. Ma guarda se sono disgraziami. No, basta, bisogna che ciappi mi mano la situazione. Sai cosa passa adesso? Vado mia alla festa. Sì, da Fatima. Poi quando sono lì qualche cosa succederà. Ah, ma prima bisogna che passi dall'aeroporto per ciappare l'aereo. Sì, alla reggia del piacere. Attenzione, questo è un momento molto delicato. Allora dico che siete pronti per l'operazione. Allora... Sega. Pinzette. Pinzette. Ecco. Bambette. Buono. Pantolotto letto. Questo non è buono. Quell'altro, bomba a mano. Che è Upien? Bomba a mano. Sì. Bombette. Cornetto. Cornetto, martellone. Orco! Orco 2! Orco! Orco cane! Attenzione che adesso vediamo l'ultimo tocco finale. Adesso ci diamo l'ultimo tocco, il tocco della vita, il soffio. Salve. Ciao. Te chi sei? Io sono Geppetto, il tuo babbo. Carino. Ho un cerchio alla testa. Io sono Pinocchio. Col PH. Ah! Oh. Ma viene sì. Pinocchio. E tu sei Pinzimone. All'epoca facevo doppiaggio. Allora entrai in una compagnia in cui faceva doppiaggio di pupazzi. Doppiavo sei personaggi, tutti io li facevo, perché quello risparmiavo. Cioè, guarda, se me ne doppi tutti tu, ti pago un po' di più, vabbè, e alla fine. E andai a fare provino a Mediaset. Arrivato lì, io sempre questo atteggiamento attoriale, c'era un certo Berlusconi Silvio che era in regia, che stava facendo la regia a Martelli, no? Che era in uno studio piccolissimo che stava suonando il piano e lui si divertiva. Dopo mezz'ora di attesa arriva Berlusconi e fa: salve ragazzi, allora questo è il pupazzo, non va bene cambiare, chi è che fa la voce? Fa lui, fa un attore. Sì, io sono un attore, sì, teatro, faccio teatro, molto spocchioso, no? E che voce vuole? Beh, vorrei una voce, lei è attore, no? Sono attore, sì. Beh, lui lo sa che voce fare. Sì, guardi, qualunque voce non sono problemi, la faccio quella voce che vuole. Beh, allora vi faccio la voce così. Deve essere simpatico, petulante, donnaiolo, un po' guarafondaio, però alla fine perdente. La sa fare una voce così? Mangia, per esempio, è davvero geniale. Ok, very well. Pronti, pronti. La voce è bello, sai. Ci credo, ce ne fai. Una nuova serie di schiaccianti telefilms prodotti interamente in Italia con la collaborazione della Saatchi Spy Chip e Tele Tanzania. La Yellow Five Limited è lieta di presentare Mistero per Sherlock Five, un'imponderabile avventura dell'investigatore più acuto di tutti i tempi. Assassino!
pronto, cosa è successo? Non toccate niente, non toccate niente. Dove eravate tra le 5 e le 22 del 12 marzo 48? E voi perché siete già qui? Zitta, gallina, qui le domande le faccio io, chiaro? Ma io non ho ancora detto tutte le mie battute. Ma come lavorate qui? Qui non c'è rispetto. Ma che posto è mai questo? Un momento, calma, calma, calma e niente. Per tutte e oh, grazie, grazie. Basta così, basta così. Dunque, rifacciamo, avanti. Avanti? Chi è che ha detto avanti? Avanti? Io entro, c'è nessuno. Possibile. Deve essere questo il salotto dove lavora mio figliolo. Bellino, proprio bellino, un po' piccolino, eh? Bella roba, bello colorato, bello. E chi è questo a fare? Che tu vuoi? Ma che tu vuoi? Chi ti conosce? Deve essere uno di quegli attrezzi malefici che lavora. Ah, ma c'è un uomo, scusi buon uomo, ma lei conosce il mio figliolo e il bischero che la fa qui sempre lì? Eh? Mammina razzi, gente c'è qui dentro. E insomma, fa il mio figliolo, papà, vieni presto, tu mi vieni a sostituire che io sono stanco. Io sono venuto, tu l'hai visto te, no Dio, tu l'hai visto te. Io non l'ho visto. Sempre stato un ragazzo un po', sì, un po' s***o, come si dice noi. Mammina ragazzi, ne ho viste tante io al mondo, io ho fatto una guerra fredda, due harde, due semifredde. Però quando ho visto il mio figliolo in televisione faceva l'imbecille, ho perso 20 anni. 20 anni di colpo ho perso, roba da matti. Gli è triste gli a dire, tutte le volte tu vedi. Quello lì deve essere il signor Columbro, il papà del Marco, quello che lavora con la mia bambina. Piacere, piacere. Ah, guardi, se fa piacere a lei, fa piacere anche a me. Per me non ci sono problemi, faccia pure come fosse a casa sua. Qui c'è il tavolo, la roba, faccia pure. Faccio cosa, scusi? Le pulizie, no? Lei è la donna delle pulizie, lei. Al cervello gliele faccio io le pulizie. Sì, e poi anche nell'altra stanza. Poverina, lì è sorda, poi la donna non capisce nulla. E come vedete, fra 30 anni il povero Marco sarà così invecchiato che non riuscirà nemmeno bello, più a riconoscere no, la nostra Antonella. Sì, effettivamente sei più carino. Sì, vero, sì. Farò delle cose bianche, dei colpi di sole bianchi. Ecco, bene, io ve lo auguro di tutto cuore di essere ancora con Canale 5 quando avrete raggiunto quell'età. Cari amici, il nostro Beauty Center dispone anche di un capillare servizio di informazione da tutto il mondo. Siamo quindi in grado di offrirvi le ultimissime notizie, le news, riguardanti i personaggi più famosi e i loro rapporti con la bellezza. A te, Marco. Grazie, Barbara, e passiamo immediatamente alle news di questa sera. Genova. Hollywood si è finalmente accorta di un grande artista italiano, Bruno Lauzi. Una volta tinti i capelli e tagliati i baffi, lo slanciato cantautore italiano si sottoporrà ad una intensiva cura abbronzante. È stato infatti chiamato in America a sostituire Gary Coleman nel cortometraggio Il nostro amico Arnold. La famosa e bravissima cantautrice sarda Maria Carta ha presentato ieri sera al Circolo della Stampa il nuovo 33 giri dal titolo Maria Carta. 10 piani di morbidezza. Carmen Russo, l'attrice maggiormente maggiorata d'Italia, è stata colta da un leggero malore durante le riprese del film Il Davanzale. I sanitari prontamente intervenuti hanno potuto accertare che si trattava fortunatamente solo di pressione alta. I medici hanno prontamente riportato l'attrice alla pressione giusta. 2-2 davanti, 2-4 dietro. Ed anche per questa sera le news sono terminate, restituisco la linea a Barbara. Buonasera. E poi il nostro Marco. Sì. Beh, io ho fatto delle altre cose un po' diverse. Diverse da lui, tu non vai vestito così. No, lui ha la un'altra domenica, magari. La domenica, no, che no, tu no. Ti metti una cosina così. No, tu cosa fai, Marco? Cosa hai fatto?
Beh, a me sono sempre piaciuti i classici. I classici. Ah, ecco, ecco, lui è un classico. Come hai cominciato tu? Beh, appunto io avrei desiderato di fare qualcosa di un certo livello, di impegnato. Certo, così. Di molto preponderante. Sì. Shakespeare, queste cose qua, Cornelius. Poi infatti, invece che hai fatto? Sì, infatti ho iniziato in America. Ah, in America? A Las Vegas. A Las Vegas. Sì, ero in coppia con una cantante con nera. Con una cantante nera? Sì. Sì, si chiamava Shakespeare. No, si chiamava Rossa. Rossa. Rossa Smith. Rossa Smith. E io facevo lo Shwab Shwab Boy con lei. Che facevi te? Lo Shwab Shwab Boy. Che roba, è una cosa da mangiare? Nel corso dello spettacolo, mentre lei si esibiva, e a un certo punto, al culmine, uscivo io e facevo Shwab Shwab, Shwab Shwab. Che in tutti i testi di Shakespeare troviamo questa cosa. Bene! Pomeriggio, buonasera, non ci troviamo mai d'accordo. No. Comunque, benvenuti all'ultima puntata della settimana di Elf. Finalmente per due giorni poi non ti vedo, Marco. Che liberazione. Come sono conciata? Ma mi trovate elegantissima, scusate, ho messo anche la cravatta. Amici, cosa dite? Almeno è una cravatta, io vedo forse una bandiera, è una cravatta, non è una bandiera. Ma quanto sei ignorante. Tu non sai che la moda adesso è così per le femminucce, per i maschietti no, il papillon, ma per le femminucce è così. Cioè, vorrei vedere uno che si mette una cravatta così, la restano per non lo so io. Era abnorme, una cosa. Vabbè, comunque no, sei carina. Oh, meno male, ho il tuo consenso. Possiamo anche partire. Partiamo con la nostra campionessa in carica, Filomena. Ugo! Sì, mamma. Ecco. Un minuto, arrivo subito. Partecipare al nostro programma basta avere due requisiti fondamentali: essere maggiorenni e simpatici. Belli non occorre perché ci sono già io, quindi. No, quando uno è bello è bello, non ci sono problemi. Tanti auguri, Marco. Signor Salvatore, ogni tanto lei prova l'urgente necessità di. Io ogni tanto invento qualcosa, no? Sì. Ogni tanto. Sì, noi lo sappiamo. Sì. Una volta mi trovai, c'avevo da segare 30 o 40 quintali di legna, no? Quanti? 30 o 40 quintali. Ma sì, sono una sciocchezza. Ero solo. Avevo 14-15 anni. Sua moglie non fa quelle cose. Non c'era. Se no faceva segare sua moglie, non ho capito. Io ci mettevo di là, ci mettevo. Abbia pazienza. E ci avevo, non lo so se l'ha mai visti, quei segoni lunghi 1,80 m, 2 metri. Vuole che non l'abbia. Con la lama alta così. Quelli che adoperano i boscaioli. Sì, quelli lì. Prima la motosega non esisteva. Certo. Allora io feci un marchingegno.
misi un gancio attaccato al muro, murato, ci misi un elasticone, attaccai il segone, io tiravo e lui tirava, io tiravo e lui tirava, perché... Complimenti, signori, complimenti, scusi le terga, complimenti. Guardi che... Guardi che... Bello, Noi devo dire che delle cose così qua ne abbiamo uno solo, è lui veramente, il nostro... Era una giacchettata. No, è bella questa idea del... E lei si era creato un ritorno automatico, sì, però... meccanico... Se non si prende il tempo... Si becca in faccia. No, quando... La sega rientra. Io tiro, se sì. Lui ritira, fa wow 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 wow. Capito? Certo. Allora bisogna prendere il tempo che venga dritto. Esatto. E lì bisogna fare un corso, ovviamente. Ecco, no. Allora io ho preso il tempo. E tutti i cinghiali a guardarla a dire come bravo, me la vedo io questa scena. Crocodile che confina con l'università, salta fuori una gallina che una domanda fa. Sentiamo un po'. Professore, per favore, mi vuol dire se è nato prima l'uovo oppure la gallina? Che figura, il professore non lo sa. Però prima la gallina, l'uovo. Che figura, il professore non lo sa. Dal cortile che confina con l'università, salta fuori una Professore, per favore, mi vuol dire se è nato prima l'uovo oppure la gallina? Che figura, il professore non lo sa. Non lo so. Che figura, il professore non lo sa. Non lo so. Ti hanno messo fumatori o non fumatori? Fumatori. Io qui. Ha messo fumatori. Senti tesoro, ti avevo detto di non portare la valigia grande. Sai che in cabina poi non te la prendono, no? I passeggeri che dovevano recarsi all'uscita 10 si rechino all'uscita 12. I passeggeri che dovevano recarsi all'uscita 12 si rechino all'uscita 19. L'aereo è un problema di freni. Ah, vabbè. E tu cosa farai qui da solo a Casablanca con Amanda Lear? Non ti preoccupare, sempre meglio che stare a Milano. E i predoni del deserto? L'ho già visto. Adesso vorrei chiamare, come sempre, qui al mio fianco, Sabina Stilo! Buonasera a tutti! Uelala! Uelala! Viva la Juve! No, volevo dire, che bella tenuta che tieni! Ti piace? Molto bella! È una sorpresa per te, come ripeto appunto ogni sera, sì. Giusto? Che spacco e anche che rottura, sì. Hai visto cosa è successo? C'è un piccolo problemino, sì, è vero. Purtroppo Sabina... Oggi pomeriggio ho voluto fare sci nautico,
mi sono lasciata trascinare da questi giochi, quindi ho detto ti sei lasciata trascinare dalla barca, perché sei rotolata in spiaggia, ti sei fatta un pochino male, diciamolo, un tantino, purtroppo non possiamo, non potremo avere il piacere di vederla ballare solo per questa serata, solo per questa mi serata. Raccomando, comunque innanzitutto buonasera a tutti, perché io ogni volta entro così convinta a salutare te Marco, non riesco mai a salutare il nostro pubblico, sono tutti là, quindi un bacione a tutti e benvenuti a questa quarta puntata di Bellezza al Bagno. Certo, quarta. E adesso chiamiamo accanto a noi, come sempre, lui, Francesco Salvi, il più grande bagnino del mondo, il più grande nuotatore del mondo, il più grande addomesticatore subacqueo del mondo. Mano, fermo. Mano, fermo. Calmi. Fermo. Fermo. Ciao a chiunque, c'è chiunque, beh, ciao anche agli altri. E allora via col primo motivo. La 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 la. Dicevo Maurizio, sono secondo me quelli che nascono tagliati per il matrimonio e siccome nascono tagliati si sposano entro i 22-23 anni, 25. Cioè, tu dici che è passata una certa età, secondo me diventa più difficile. Certo. Cioè, o lo fai subito. Certo, come ha fatto lei. Oppure forse dopo... Suo marito quanti anni ha? 36 anni. Vedi? Rientra nella media. Ma cosa? No, dico, non ha 41 anni come me, è più giovane. Ma sei zitto, che non è vero. Non hai trovato la donna giusta, dai. Non ho trovato la donna giusta. L'avevo trovata io. Io la butto lì, sai, cosa mai? Bisogna lavorare un po'. Potevi lavorare prima, che ti metti a lavorare adesso è tardivo. Ho capito, io ho lavorato anche prima, solo che si vede che non ha funzionato. Allora, come può funzionare adesso? Guarda che hai il tempo, scusa. In sala il marito? Ciao. È mica in sala il marito? No. Ecco, no. Ciao, è a casa. Silvio, mio carino. Sì, sì, poi lo conosco molto bene, un caro ragazzo. Sì, va bene, consiglio per gli acquisti. Sì, meglio. Ehi, c'è una casetta piccola così, di zucchero, cammella e cioccolata, e una vecchina piccola così, sempre pronta a darmi da mangiare. E c'è un camino piccolo così, torrone panonde da divorare. E un campanello piccolo così, con un ripieno da assaporare, che più lo vedo e più non so aspettare. Fratello mio, dobbiamo fare il pieno, sulla crema mi scateno. Ma non troppo ti fa male. Ma guarda come sono goloso io rimango qui nel bosco. Guarda quanto ben di Dio. Quasi quasi attento ai pupi. Attento ai pupi. Un momento. Attento ai pupi. Un momento. Attento ai pupi. E dopo per. Oh, 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 oh. Prego. Grazie. Avvocato, siamo arrivati. Non scende? Vada avanti lei, Sandra. Io devo sbrigare una piccola cosa. No. La raggiungo tra poco. Se mi cercano, dica che arrivo fra un attimo. È proprio questione di una cosa. Scusi. È
Hai visto che faccia che ha fatto? Amore, io non ce la faccio, ti amo troppo. Non possiamo continuare a vederci così, sai? No. Ogni volta che ti bacio mi viene la febbre. Sarà grave? Gravissimo. È gravissimo che alla tua età tu non ti sappia ancora decidere. Decidere a far cosa? A vivere con me. Beh, ci conosciamo soltanto da 6 mesi e forse è presto. No, a 40 anni non è mica presto. Forse ti dimentichi che abbiamo 4 figli. No, dico, non è facile metterli tutti insieme, soprattutto per il fatto che non si conoscono. Aggiungicene uno in più. 5, te compreso. Ci metto anch'io. Però forse i miei figli hanno qualche problema in più, visto che non hanno più la madre da 6 anni, no? Appunto, è arrivato il momento di prendersi cura di loro. Ah, perché io non me ne prendo cura abbastanza, eh? Nessun uomo se ne prende mai cura abbastanza. Non è che per caso tu mi confondi col tuo ex marito? Forse sì. Era quasi un sogno. Che gnocca! Volevo dire, che principessa! Io, mia bella dama, non ti conosco. Non so chi sei, so soltanto che hai trafugato tutti i sogni miei. Marco, quella è una canzone, non è la piana. Ah, scusa. Però posso solo dire... Posso solo dirti che tu... Chiudete ste finestre, per cortesia! Però posso solo dire... No, sono io, scusi, sono un leggero difetto di pronuncia. No. Però posso solo dirti che tu balli come una libellula, cara. Bella gnocchettona. Mi scusi, invece lei è bella come uno scarrafone. Oh, che bello sentirti dire questa cosa. Allora, praticamente siamo fatti l'uno per l'altro. Tu sei... Scusa, sputo? Sì. Sputo è un difetto di pronuncia. Tu Guarda sei... Là. Tu sei una libella, ma scusa, guardare te, tu sei una libella e io sono uno scarafone, sono sempre 2 insetti. Ah, come mi sto divertendo, non mi divertivo così dall'ultima volta che mi sono divertito, che divertente. Ma chi è che scrive te sia sta disgraziata? Comunque, scusa, adesso visto che ti diverti ti farò divertire di più, ho qui una cosa principesca. Guarda, una cassetta che viene dalla Germania, ce la vediamo subito. Subito! Sì, ma senza sputare però. Che è? L'asma? Soffri d'asma? Devo andare, a mezzanotte. Oh no, ti prego, non lasciarmi, non so neanche il tuo nome. Devo andare. Non so neanche il tuo indirizzo. Devo andare. Non so neanche il numero di reggiseno, che misura porti? Ma che c'entra? T'ho detto che devo andare, scappo. No, non mi lasciare. Vado. Non mi lasciare. Oh cielo, una cassetta di cristallo. Sono sicuro che questa mi porterà senz'altro a lei. Soltanto lei può aver perso una cassetta di cristallo. Valletto! Sì, sire. Seguimi, valletto! Giunto sono. Oh, deliziose damigelle! Mazza che befane! Qualcosa mi dice che voi non siete le 2 dame che avete ballato l'altra sera con me. Comunque, per regolarità, devo provare se questa cassetta di cristallo entra nei vostri videoregistratori. Non entra. Proviamo nell'altra. Mi dispiace, ma non entra. Se fosse entrato sarei stato più dispiaciuto. E costei, costei chi è? È la nostra sorellastra. Ma è una sguattera. Scusate, ma io per regolarità di quiz devo comunque verificare... Scusi? Scusi, sì. Signora Carampana, si può alzare, scusi? Carampana sarà lei. E tu, sorella? Senti, no, volevo sapere, per caso lei ha un videoregistratore? Sì. Perché dovrei verificare qui. Se questa cassetta per caso entra dentro. Controlli. Ah, devo chinarmi, ma certo. Sto un principe io, eh? E pesa troppo. Vediamo. È entrato! Oh, damigella, ma allora sei tu sono quella io. Che ha ballato con me. Sì. Ti bacio? No. Ti bacio? Ci vediamo il filmato, visto che abbiamo messo la cassetta. Arriva Nothing Pop of Maine. Che vuol dire? Cioè niente proprio di meno che dall'America. Ah, e volevo lanciarlo in americano. Ok, lanciamolo. Ce la vediamo? Ti batto? No, ho detto Scusa. No. Ah. Oh, quei bambini somigliano proprio alla mamma, come si dice, erano della stessa pasta, sì sì. Oh, cara, che felicità averti ritrovato. Però c'è qualcosa che non funziona, perché la cassetta non vuole più uscire.
Non mi dire che hai rotto il videoregistratore. Sì, sì. E adesso me lo ripaghi, perché l'ho portato da casa, questo era il mio personale. Perché ti pago? Vabbè, che mi dico, non c'ho una lira, sono un principe sprincipato, so pieno di debiti, c'ho anche il mutuo del castello da pagare. Ma che pago? C'è proprio un morto di fame, sono all'astra, forza, picchiamolo! No! No, non è bello picchiare un principe che poi ha anche un difetto di pronuncia. Guarda, è invece bellissimo il prossimo filmato che riguarda i giornalisti. Allora vediamo. Ce lo vediamo? No, non ce lo vediamo. 30 secondi di pubblicità. Picchiatelo. 1, 2, picchiatelo. 3, 4. Veramente. Ciao. No, dicevo. No, mi sono messo che siccome il rumore del piano è talmente forte che io devo avere un riparo per gli orecchi. Mi dispiace, ma anzi io volevo ringraziare il maestro e non la Madonna. Ma hanno avuto una pazienza. Sì, sì, sì. No, anche noi. No, volevo dire, guarda, devo dire che tu il fisico bestiale ce l'hai. Hai anche dei capelli bestiali. Sì. Forse la voce andrebbe un pochino. La voce. Perché? No! Perché? Sto scherzando, sei stata bravissima! Ci vediamo dopo. Grazie Marco. Ciao. Grazie. Bene. Bene amici. Volevamo dire una cosa. Sì. Che a Sanremo chi arriva secondo però vende più dischi. È vero, questo sì. È vero. Allora se noi siamo arrivati secondi. Se ve li fanno fare. Va bene amici, siamo arrivati al termine di queste tre serate. Ringrazio tutti i nostri ospiti. Sì. Anch'io vorrei ringraziarti tanto per le belle parole. Mi è piaciuto soprattutto quando mi hai chiamato. Sì. Negro bianco. Non t'ho chiamato negro bianco, t'ho detto che ti faccio fare nero. Hai un'altra da una... cosa. Sì. Da un bianco. Però rimani qua con me. Bravi, bravi. Appunti, no, vari. Semplicemente stavo... Bravi, state buoni se no vedo fuoco. Bravi, bravi bambini. No, dicevo, stavo spiegando alcune piccole cose a lui, proprio perché mi sembra di intuire che sta entrando dentro il meccanismo del presentatore, però ovviamente è ancora un po'. Vedi Lori, piano piano. Pare troppo. Vedi però. Allora, prima cosa, hai visto questi bambini come sono ben eleganti vestiti? Tu come sei vestito? Così, una felpa sportiva, americana, giovane, perfetto, giovanile. Perfetto, fai schifo. Perfetto. Allora, ognuno si veste come gli no, pare. No, voglio dire, fai schifo nel senso, non te la devi mica prendere, fai no, schifo. No, prego, nel senso che non puoi venire davanti alle telecamere e vestire così, capisci? No. Deve avere una giacca, per esempio. Una giacca. Un black watch colorato. Come? Un black watch. Black watch. No, sai che problema. Vabbè, un black watch. E poi, non so, una bella camicia colorata, non so, un bel rosa, per esempio. Rosa, camicia e rosa. Poi, scusa, un po' vedere? Collo. Vedi che c'ha un collo enorme, ragazzi. Come è esagerato, va coperto il collo, non puoi andare in giro collo con collo nudo. Mettici qualcosa, che ci vuoi mettere? Cos'è? Un jabon. Un jabon si mangia, che c'entra? Un bel papillon. Un bel papillon. E poi un bel gilerino. Sotto metterei un bel gilerino. Sono dei tratti che mi sembra di riconoscere, ma insomma... Gilerino. Sarà gilerino, mica il motore, il gilerino, un gilet. Ah, un gilet. Gilet. Allora, un abbigliamento siffatto ha una sua funzione. Poi, scusa, ti cresce la barba, te l'hai fatto il militare? Come no? Sì. L'hai fatto il militare? Certo, ah, te l'ha fatto fare il militare? Ti ha fatto fare il militare? Beh, c'erano dei requisiti. No, ecco perché poi sono tutte queste cose nel militare, cioè nell'esercito sono problemi. Vabbè, fatti crescere i baffi, ci sono quei baffi, stai bene. Naso, ma fai vedere. Ma che novità! Cioè, naso, l'astuccio del mio va benissimo, perché c'ha un bel... Naso c'è? No. Allora, tu ti vesti così, fai così, vedrai che poi... Ciao Marco, tantissimi auguri di buon compleanno da Daniela e grazie ancora per Caro Maestro, che è una serie che tutti noi portiamo nel cuore. Un bacio! Ciao Robertino, buongiorno. Buongiorno signore, sono il maestro di scuola di Robertino, sì. Ma Robertino non suona il piano? No, ci abbiamo provato con lui, ma non è portato. Si nascondeva sotto il divano per non fare lezione. Buongiorno. Buongiorno. Sotto il divano, eh? E ci credo. Io non ci credo che tu non sia portato. Invece è vero, non sono portato per fare nulla. Sì, fammi sentire qualcosa al piano, vai. Papà e mamma ci sono? Mamma no, non c'è papà che lavora. Se ci sente ci ammazza. Ah sì? Bene. Una poca de gracia è arrivato.
Ciao Marco, a distanza di anni vorrei farti tanti auguri di buon compleanno e spero che festeggerai alla grande questa cifra tonda. Un abbraccio forte e un saluto a tutti. Film per la TV. Caro Maestro 2, Canale 5. Nostromo, Rai 1. E Teo, Rai 1. Eva. All right. Il vincitore è... The winner is... Caro Maestro 2. Caro Maestro 2! E allora vi chiedo il premio, Marco Columbro. Di questa categoria. Marco sta facendo da Battista, ecco, invita le protagoniste a venire qui in palcoscenico a compito un giro d'applauso del nostro pubblico del Nazionale. Ciao, ciao. Buonasera, ciao Stefania, ciao Elena. Ciao Marco. Buonasera. Allora, voi siete tutti insegnanti in questo Caro Maestro. Grazie, grazie. Io volevo chiedere, Stefania, tu a scuola come eri? Come andavi a scuola? Ah, la tabellina del 5. Ah, ti fermavi lì? Cioè, ma eri scrupolosa oppure svogliata? No, devo dire mi piaceva. Alcune materie mi piacevano molto. Ecco, quindi... Alcune molto poco. Quale? La matematica di meno. Ma a molti la matematica è indigesta, a molti. E tu? Anche a me la matematica era piuttosto indigesta, andavo bene. Che ricordi di scuola hai particolari? È che quando mi dicevano vedrai quando sarai fuori dalla scuola come la rimpiangerai, non l'ho mai rimpianta. Preferisco adesso. E tu, Stefania, che ricordi scolastici? Hai qualche primo amore sbocciato dai banchi di scuola? Sì. No. No? No, no. Come? Io sì. Ecco, e tu, appena finita la scuola. No, hai aspettato che finisse la scuola. Cioè, e poi cominciò. Durava 30 secondi, questo che cos'è? I did it more. Questo che cos'è? Non c'entra niente, questo era un capolavoro della pubblicità. Abbiamo rovinato tutto, pure i gobbetti, non solo i gobbi, anche i gobbetti. La presentazione. Ciao. Come si vedono? Buonasera. Di sì. Senti, benvenuto. Grazie, molto gentile. Sì, ma manca qualcosa? Eh sì, manca qualcosa. Come mai sei da solo, scusa? Chi manca? No, dico, manca qualcosa. Come chi manca? Sandra. No, devo chiedere scusa, sì, per Sandra, perché lei ci teneva... Sono andata a prenderla lì alla casa di riposo, non ne hanno voluto sapere. Bisogna partire. Andiamo in vacanza. Vacanza, bello! Cane! Ehi, ma tu balbetti! Sì, io balbetto quando sto per svegliarmi. Oh, lo facevo anch'io da piccolo. Quando dovevo dire delle cose spiacevoli mi veniva da balbettare. Ecco, bravo, così capisci il concetto allora. Cane non è un concetto spiacevole. Sì, ma non è neppure un concetto che mi riguarda. E poi vi avevo detto di sparire, tu e il tuo padrone, e soprattutto di stare zitti. Io non ho padroni, io sono solo. Meglio, così sei libero e felice. Felice? Ma che uno può essere felice quando è solo? Oh mio Dio, parla come un libro stampato. E che è un libro stampato? Non puoi saperlo, sei un cane. Visto? Cosa? Hai detto cane senza balbettare. Ehi, perché sono sveglio adesso. My love. Time goes by.
so slowly, and time can do so much. Are you still fine? I need your love. Your love, I need your love. Amore, ti vedo stanco e preoccupato. Ci credo, sono 4 mesi che facciamo le 5 di mattina a fare sti cazzaroli di vasi. Vuoi dire che non ti piace più giocare con la creta? No, no, mi piace giocare con la creta. Poi tu rimarrai sempre la mia piccola cretina. Sam, mi è venuta voglia. Ancora? Sì. Mi è venuta voglia di patatine fritte, di 4 hamburger, un po' di senape e anche un po' di cipollina fritta. Tesoro, tu non puoi sempre mangiare come un uccellino. Ti devi nutrirti. Andiamo al ristorante, grazie. Sì. Andiamo al ristorantino, tesoro. Ti voglio portare al ristorante. Sam, amore, sì. Sai che tante volte ho paura che il nostro grande amore possa finire. Basta, sciocchina. Il nostro amore sarà eterno, come ok, prezzo giusto. Grande blef, Loretta Goggi! Grazie. Ciao! Ma questo è il grande blef, la mia discesa! Straordinaria! Loretta Goggi! Grazie molto. Di un solo a Beatrice e tu pensi. Tu l'ha fatta, guarda, tu l'ha fatta, sei bene, mi sono emozionato. Ma tu lo guarda. Sai, un sottoscana io. Ma tu l'ha fatta, sei bene, guarda, tu sembravi vera. L'ero vera, la Beatrice. Volevo dirti, tu lo sai che però è combinato un guaio andare lì, Ma tu lo sai che il povero Licheri, quando è uscito lui ha fatto proprio delle citazioni, perché gli ha dato la testa e cose, ha fatto delle citazioni in latino di Cicerone. Vabbè, sai, tutti gli avvocati, i giudici eccetera sono molto padroni. Una citazione da Cicerone. Non l'ho sentita. Adesso te la facciamo risentirla. Sì. Senti un po' che roba. Credibile. Tu ti devi fare i fatti qua, tu consigli a me. È Cicerone, Questo è proprio... Cicerone spizzicato. Ma non è inquietato sul serio? No, e non soffre di ipertensione, gli ha dato in testa la tua. Non voglio dire niente. Senti. Sì, dimmi. Scusa, approfitto di questo momento perché quel capolavoro che c'era, la scultura del mio ragazzo. Non mi dire. Sì, il giudice ce l'ha tirata dietro. E ha fatto bene. Però a me sembrava veramente. Sì. Insomma, un peccato di perderla. Ecco, lui è Francesco, ovvero sia Guglielmo. Cioè, questo è un regalo per me. Io vorrei offrirti questo psiche e l'amore fisico. Psiche e l'amore fisico. Grazie. E io spero che tu, insomma, la tenga da conto. Sì, la tengo da conto. Io ho già pensato, no, è molto bella, ti ringrazio, ho pensato di metterla proprio in casa mia, in un angolo specifico della casa. Perché... Salotto, Dove? No, dico in salotto. No, nel bagno, come portarotoli, 1 e 2, direi che è favoloso. Allora, ci vogliamo accomodare. Autista, sono Elisabetta Giacomelli, l'accompagnatrice. Mi scusi per il ritardo. Giulio Frattini, non si preoccupi. Anch'io sono arrivato in ritardo stamani, c'avevo un'imbranata che andava a 30 all'ora, guarda. Ma chi lo dice? Io avevo dietro un pullman guidato da un pazzo nevrotico. Suona, mi ha fatto sbagliare strada. Ma chi gliela dà la patente a sta gente? Un pullman proprio come questo. Incrocio via Garibaldi, via Ghibellina. Il pazzo nevrotico. L'imbranata. La valigia. Anche quella è la mia. Ci dovrebbe essere qualcun altro, non so se un uomo o una donna, però... Signora Mendola, ma me cosa fanno? Mi presenta? Io sì, la presenterei pure, ma...
Forse ci sono dei problemi nell'audio. Con chi parlo? Se ci sei, batti un colpo. Sono una donna dolce. Oh, ammazza che colpo! Scusate, no. Quindi questo è l'ospite, signori autori. Siete sicuri? Qualcuno mi dica qualcosa, no? Sono la ospite. Ah, la ospite. Io sono la vera signora di Scherzi a Parte. Ah, è cambiato... Lei è la nuova signora di Scherzi a Parte? Sì, vorrei cambiare un po' alcune cose, se me lo permette. Intanto si faccia meglio la barba, perché è molto... Dà un po' fastidio. Pure lei... Insomma. Io ho una peluria diffusa, che è una cosa diversa. E poi la prego di dimagrire un 20-30 kg. Quanti? 20-30 kg almeno. E poi un'altra cosa, senta, la signora... la Valeria Marini... Sì. No, com'è possibile? Neanche sotto la pressa? Forse. E poi un'altra cosa importante. Sa, io dico pane, vino al vino. Lei dica quello che vuole. Pane, vino. La signora Schiabotto? No, Chiabotto. Vabbè, ma Schiabotta? Ma che... È alta 2 metri, quella Schiabotta. Beh, allora, intanto l'accorciamo di 20 centimetri e poi quello che perde la signora Marina diamo alla signora Schiabotta. D'accordo, nient'altro, lo studio va bene. Lo studio non va bene, qua facciamo tutte delle sedie, tutte azzurre, viola, gialle. Carine. E poi dei tulipani grandi che cadono giù in scena. Bene, va bene. Le piace? Sì, molto, ma le posso fare una domanda? Certo. Ma lei chi è? Io sono Elizabeth Kevin, un'attrice. Ah, Elizabeth Kevin. Ma in realtà io sono una in tre. Cioè, no... Sono Trina, nel senso che dietro Elizabeth, sì. Kevin, sì. Sa chi c'è? No. Kevin Parker! Un grande attore americano. Ah, sì, sì. E dietro Kevin Parker... Chi ci sta? Ci sta niente meno che... Marco Columbro! Perdono, Marco. Che? Diceva le cose che dicevi. Aveva gli stessi occhi che hai tu. Ma chi? Mi avevi abbandonata ed io mi son trovata a un tratto già abbracciata a lui. Siete tutte uguali voi donne, tutte uguali siete!